L'Unione Europea è intanto la più grande democrazia al mondo, dove ogni persona si sente libera, libera di circolare, libera di pensare, libera di manifestare, dove a tutti vengono assicurati i diritti dell'uomo, e questo al giorno d'oggi già è tanto, tantissimo. Sui trasporti e il turismo il mio impegno sarà dedicato al massimo a cercare di avviare a soluzione le tante problematiche che attanagliano il nostro meridione d'Italia. C'è bisogno di tante infrastrutture per migliorare il sistema dei trasporti, perché migliorando il sistema dei trasporti migliorerà la qualità della vita e soprattutto ci sarà un aumento delle condizioni socio-economiche dell'intero paese. Di questo ne abbiamo assolutamente bisogno e di questo si dovrà interessare l'Europa per i prossimi anni.